Domani i 35 anni della scomparsa di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista, promotore della solidarietà nazionale, sollevò il tema della questione morale. Marco Frittella. A impegnarvi tutti. È la sera del 7 giugno 1984. Enrico Berlinguer, durante un comizio elettorale a Padova, pronuncia le ultime parole rivolte al suo popolo. Poi si accascia, colpito da un ictus. Lo portano in albergo, entra in coma. Durante il comizio la gente, vedendolo sempre più sofferente, gli diceva «Basta Enrico», chiamandolo così, per nome, come si fa con uno di famiglia, come mai si era usato con Togliatti. Morirà l'11 giugno, 35 anni fa. Pertini accompagnò la salma a Roma sull'aereo della Presidenza della Repubblica. Ai funerali partecipò un milione di persone, una folla enorme. Il capo dello Stato baciò per tutti loro la bara dell'amico e compagno di lotte, ma anche Giorgio Almirante rese omaggio a Berlinguer nella camera ardente. Scompariva così a 62 anni il segretario del PC che aveva strappato con Mosca, ispirato l'eurocomunismo, riconosciuto la NATO, cercato l'intesa con la DC di Moro per la solidarietà nazionale, posto ben prima di Tangentopoli la questione morale tuttora aperta e infine portato il suo partito al massimo storico del 34% alle politiche del 76. Pochi giorni dopo la morte si votò per le europee e il PC per la prima e unica volta superò la Democrazia Cristiana. Molti si sarebbero poi detti comunisti perché Enrico era una persona per bene. La vedete?